Oh, c'è un nuovo aggiornamento e c'è un fiorellino, gli strapperò tutti i petali uno ad uno. Era solo questo? Però qui possiamo vedere la mano di prototipo. Vediamo se hanno aggiunto un nuovo Game Pass. Vi ricordate quando abbiamo preso il radar? Poi abbiamo preso anche il... rampino e abbiamo preso anche il jetpack per aiutarci nella ricerca di tutte le skin di Mummy Long Legs. Hanno aggiunto di nuovi Game Pass e noi andremo subito a comprare Bunzo Bunny. Finalmente potremo avere i piatti per stordire gli altri giocatori. Eccolo! Siamo Bunzo Bunny! Non ci credo! Oh mio Dio, possiamo premerlo! Sì, posso... In questo aggiornamento, oltre ad aver aggiunto nuovi teleport, hanno aggiunto anche nuove skin. E con la skin di Sonic saremo velocissimo a prenderle tutte. Ce n'è uno estremo, super segretissimo, tutto cancellato di nero che è estremo da prendere. Penso sia prototipo. Per il resto, vi annuncio che sono diventato papà. No, scherzo. Lucchino è già mio figlio. Andiamo al nuovo teleport. Siamo finalmente arrivati nel Playcare. Oh, e qui vedo già qualcosa. Che cos'è? Ah, ma ce l'ho già. Sono i piatti di Bunzo. Benissimo, vedete che in questo momento sono Daddy Long Legs? Ho creato, vedete il creatore? Si chiama Non Sono Lochino, cioè io. Abbiamo creato la maglietta di Daddy Long Legs. Proprio lui. Ad ogni mi piace un figlio in più per Daddy Long Legs. E facciamo l'avatar per tutti coloro che vogliono vederlo o farlo di Daddy Long Legs. E qui dove dobbiamo andare? Machines, Daisy. E questa zona è bloccata, però abbiamo trovato qualcosa. Che cos'è questo? Un pezzo di metallo. Ce ne servono tre. Andiamo prima dentro Machine e vediamo se riusciamo a trovare un qualcosina. Questo bottone, se lo apriamo, apriti. È impossibile che non abbiano messo niente. Devo mettere una videocassetta qui dentro. Cosa posso sbloccare con la videocassetta? Non lo so. Proviamo a riaprire di nuovo il box. Ma queste braccia che fanno così sono le braccia di Daddy Long Legs? Credo proprio di sì. Qui non c'è nessuna morph. La manina gialla io non ce l'ho. Come si prende? Meno male posso passare qua sotto. Non c'è niente. Sembra tanto il pavimento di un bagno pubblico. Infatti mi sa che sono le fogne di Daddy Long Legs. E abbiamo trovato uno strano liquido appiccicoso. Che cos'è? Non lo voglio toccare. Lo toccherò col grappac. Abbiamo trovato lo scienziato Mummy Long Legs e lo andiamo subito a provare. Anche perché di stare nelle fogne senza protezione non ho tanta voglia. Eccoci. Sono dei tunnel ed è un labirinto. Mi sto già perdendo, però ho trovato qualcos'altro. Abbiamo trovato un altro pezzo di metallo e siamo a 2 su 3. Chissà cosa sblocchiamo. Forse con questi pezzi lunghi di metallo riusciremo a sbloccare forse prototipo. Non lo so, mi sembra un po' troppo semplice trovare 3 pezzi di metallo per sbloccare prototipo. E qui abbiamo trovato qualcosa. C'è un noob. Comprerò una mela per 5 dollari. Se mi ricordo bene, nell'atrio c'era l'ingresso alla nostra caffetteria. Dov'era? Eccola qui. E qui si trovava sempre una mela. E una mela al giorno toglie Daddy Long Legs di torno. O prototipo, eccola. Bella scintillante, luminosa. Ora ci riteletrasportiamo. È un po' un avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro. Mi sballonzola la testa. Torniamo umani perché abbiamo bisogno del nostro amico Grab Pack. Ora dobbiamo rifiondarci di nuovo dentro Machines. Ma non l'avevo visto. C'è Daddy Long Legs sopra. E sopra Daisy c'è Daisy. Sopra quello rosso non c'è niente. Bene, allora rientriamo. Dobbiamo andare giù nei condotti, nelle tubature, per poi dargli questa mela gigante. Non l'avevo mai tenuta in mano. Ma a tempo che mi mangio questa mela, penso che possa sfamare un'intera famiglia. Eccolo, lo rivedo. Il piccolo noob. Tieni, ti darò questa mela. Cos'è successo? Abbiamo sbloccato Business Long Legs. Mi piace molto fare affari. Sono una donna in carriera. E qui non vedo nessuna skin che mi serve a me. Beh, che aspetti? Che il treno passi? Cosa aspetti a lasciare mi piace? Basta che allunghi le mani. Oh, prenderò tutte le morph, anche le più lontane, con le mie lunghe, lunghe, lunghe braccia. Mi è caduta una palla. Aiuto, aiuto.
Aspetta, la riprendo. Oh, ecco. Credo che qui, oltre che a sporcarci di quel liquido strano nero, non ci sia più niente ed abbiamo guardato tutto. Anche se quella manina gialla forse vuole il guanto dell'infinito. Io ce l'ho il guanto dell'infinito. Adesso torniamo indietro. Qui dove si va? Oh, c'era qualcosa di rosso che non ho visto. Cos'è? È un pugno. Cosa ci devo fare con un guantone da box? Noi lo teniamo. Ora andiamo finalmente da Daisy. Daisy vuol dire margherita. E infatti tutto qui è pieno di margherite. Qui c'è una porta, posso aprirla? Sì. Oh, dove siamo? Sembrano degli scarti di Boogiebot questi. Ho trovato qualcosa. È il terzo pezzo? Sì. Abbiamo trovato qualcosa, possiamo inserirli dentro questa macchina. Sembra tantissimo la macchina che ha trucidato Mommy Long Legs. Proviamo a inserire. Ah, stavo dicendo, non è successo niente. Mommy Robot. Magari è Mommy che è stata aggiustata da prototipo. Ecco, l'abbiamo trovata. No, ma che cos'è? Ma sembra uno di quegli affarini nelle sale giochi che fa, scende e poi non tira su mai niente. Perché sono un noob? Il gioco mi sta dicendo che io sono un noob. Oh, qua c'è un gioco. Cos'è? Noi proviamo a entrare. Questo qui è un gioco che si chiama Trova le differenze. L'ho fatto a volte anche sul canale. Dobbiamo cercare la Daisy diversa e ci fa scegliere tra tutte queste. Ma noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo usare la testa, a vedere qual è la Daisy diversa. Come faccio? Forse sono i petali? A me i petali sembrano tutti uguali. È difficile. Sembrano tutte identiche. Sì, è questa. Abbiamo trovato l'intrusa. C'era una piccola Mommy Longlegs che si nascondeva in mezzo a tutte queste Daisy. Abbiamo trovato la margherita Mommy Longlegs. E se ci mettiamo qui così, la gente dovrà riconoscere anche noi. Sicuramente troverà l'intrusa. Sembra che ci abbia anche dei dentini così. Oh, sono tornato me stesso. Meno male. Ora dobbiamo capire cosa fare con questo guantone da box. Ora dobbiamo solamente, non così vicino, trovare la videocassetta. Mi avete scritto, grazie che mi scrivete sempre nei commenti, che nel Waka Waggy ci dovrebbe essere qualcosa che io sto cercando. Quindi mi avete detto di girare a sinistra. Giriamo a sinistra senza mettere la freccia. Poi entriamo qui dentro e noi stiamo cercando. Oh, cos'è? Uno skate! Pagapillar skater! Lo voglio provare subito, dov'è? Quanti ce ne abbiamo di Pagapillar, tra l'altro? Oh, abbiamo trovato lo skater! Quanti skateboard c'ha? Ce ne ha due perché è lunghissimo. Oh, fammi un trick! Oh, mamma mia! Che faglioli, fai backflip! Dopo aver trovato lo skateboard, e qui ci sono le manine verdi, ma noi l'abbiamo già presa. Forse sopra queste scale qui c'era Superman, è vero. Ma guardate là in fondo che cosa c'è. Forse può esserci utile. Che cos'è? È una videocassetta. Cos'è? È una radio. Ma a noi ci serve una videocassetta, non una radio. Dove possiamo inserirla questa radio? Non lo so. Oh, che bello questo Bunzo, lo voglio. Dove l'hai preso questo Bunzo? Dimmelo, ti prego. Bunzo! Guarda, posso farlo anch'io, Bunzo. E ting! Oh no, l'ho fatto cadere. Oh mamma mia. Poing! 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 Mi sono vendicato. Ora possiamo riteletrasportarci al Playcare, perché girandoci qui nel Playcare possiamo trovare. Oh, mi si è chiuso davanti agli occhi. Possiamo finalmente ritrovare nella stanza delle machine. Premendo questo bottone, guardate un po', abbiamo la cassettina. Non so perché, ma è una videocassetta, è quella che serve qui. Ok, silenzio. C'è uno scienziato. Cosa mi è successo allo schermo? No! Lo scienziato è stato rubato da prototipo! Così? Finito? Prototipo ha preso uno scienziato, l'ha portato dietro così come ha fatto con Mommy Long Legs. Mi si è bloccato in questa schermata. Sono rinato. E cosa mi ha dato? Quindi vuol dire che l'abbiamo sbloccata. Andiamo su, andiamo su, andiamo su, andiamo su. Eccola! È tutta pasticciata di nero. Ragazzi, secondo voi che cos'è? È prototipo? Oh mio Dio, è Daddy Long Prototype, è Daddy Long Legs ma con una mano di prototipo tutta appuntita, è quell'estrema da prendere, è stata abbastanza facile in realtà, meno male che me l'avete detto voi. Secondo me non abbiamo trovato proprio tutto al Playcare, quindi... Oh mio Dio, che cos'è? Abbiamo visto delle cose che non dovevamo vedere. Dei segreti, forse. Quante volte siamo entrati oggi al Playcare? Se avessero fatto pagare il biglietto, forse saremmo diventati veramente poveri. Qui dietro di solito mettono qualcosa, non... Eccolo!
C'è un cappello di Bunzo. Non so se lo vedete. È un cappello di Bunzo. Che brutto! Che cos'è? Lo voglio vedere subito, ma perché c'è Bunzo Bunny forma umana? Poi non sembra per niente umano. Ma che cos'è? Brutto, bruttissimo, la peggior morfo che abbia mai visto. Daisy, tu non me la conti giusta. Ho trovato sì le differenze e ti ho lasciato stare. Sono uscito dalla stanza di Trova l'intruso, ma non dovevo farlo, perché qui sotto mi avete appena detto che c'era un buco nel muro e io non l'ho visto. Talmente sono stupido. Posso prendere questi? No. Però qua c'è una nuova zona. Eccolo cosa serviva! Il guantone da box. Boom! Abbiamo sbloccato Mummy Long Legs. Prendi pugni. Wata! Tattoo! Wata! Posso prendere a pugni questi? Oh, scemo! Oh! Qui sotto non c'è più niente, vero? No? Possiamo risalire. Ok, usciamocene da sto posto pieno di margherite. Le vorrei annaffiare tanto con una cosa che non è acqua, ma è pipì. Dobbiamo tornare alla stazione del trenino. Ciu ciu! Non so se siete emozionati per io che farò Daddy Long Legs. Da io papà che sono, finalmente possiamo essere dei papà anche su Roblox. Musical Memory. Ma volete un giorno che porti il Locchino su Roblox? Se non sapete chi è, beh, fatevi qualche domanda. Non conoscete Locchino, mio figlio? Qui abbiamo preso un qualcosina. Stavo cercando proprio. Oh sì, lo devo appiccicare lì. Che cos'è? C'è Bunzo e suo fratello. Sì, mi avete finalmente risposto. Ho detto, come si fa a prendere? È Dead. Cosa? È il papà di Bunzo? Ma quante cose stiamo scoprendo? Questo è il papà di Bunzo. Infatti c'ha il cappello come Daddy Longlegs e i baffi, le fancy. Abbiamo trovato Bunzo Dead. È il papà di Bunzo. Ma ve lo sareste mai immaginati voi? Che anche Bunzo ha un papà. Vi immaginate il papà di Huggy Wuggy? Non lo voglio incontrare. A proposito di Bunzo, dobbiamo ritornare al Playcare, perché sembra che manchino delle cose. E non appena apriamo le medagline, guardate, trova il suo elmetto vichingo da qualche parte nel Playcare. Ed è normale, quindi mi sa che è qua da qualche parte, per forza. Non so dove, ma questa zona non l'abbiamo esplorata benissimo, neanche là in fondo. Quindi dovremmo andarci. Oh, ha trovato qualcosa, c'erano delle scintille. Oh, grazie mille. Meno male ho visto queste stelline luminose. Abbiamo trovato Bunzo Vichingo e noi siamo appena diventati uno di loro. Musica vichinga. Io sono solo quello che nel concerto suona i piatti. Questa zona è parecchio strana. Non so se hanno ancora aggiunto qualcosa, ma questo qui è il carbone che alimenta il treno. Quindi il treno deve venirsi a ricaricare qui per poi fare i ciu ciu. E se non hanno messo niente è impossibile. Cioè, hanno fatto tutta una stanza così grossa e non ha messo... È un cappello di Bunzo, dai. No, Mummy Long Legs principessa. Ma che ci fa in mezzo al carbone? Forse è Cenerentola. Cenere come il carbone. Che bellina. Bene, e da principessa io vi faccio un saluto regale e vi dico che ci rivedremo nel prossimo video se lasciate 10.000 mi piace con Daddy Long Legs. Ah, non mi sono dimenticato del grab pack nella vita reale. Lo farò molto presto. Ciao!